Temple, a space to debate, study and celebrate architecture. Non solo così, okay. Così anche chi non sa che questa appunto è una galleria, uno spazio dell'architettura che abbiamo aperto da poco tempo e stiamo portando avanti una serie di mostre e di collaborazioni anche con delle scuole, organizziamo workshop senza fini di lucro, perché siamo un'associazione senza fini di lucro e appunto a noi quello che interessa poi è parlare anche di città, e secondo qui arriviamo subito a Stefano, che secondo me noi ci conosciamo da un po' di tempo e ho sempre seguito con curiosità la sua scrittura su Roma, oltre che la sua scrittura in generale, però il modo di raccontare Roma, e quindi è interessante vedere con altri occhi anche questo il lavoro che ci presenterà oggi. È un lavoro sulle mappe, dico questo invece perché gli architetti che sono venuti, è un lavoro sul leggere la città attraverso come poi le mappe di Roma sono la raccontano, quindi come poi noi abbiamo fatto una cosa molto simile all'università, alla facoltà di architettura a Roma 3, in cui proprio raccontavamo in parallelo una parte più architettonica con le vecchie mappe di Roma e su quando, come Roma veniva descritta e disegnata, e lui invece la raccontava dopo averla attraversata in tutto il lago, quindi la raccontava attraverso, proprio misurando gli spazi della città. Sono molto contento che Stefano oggi è venuto e quindi gli do il benvenuto a campo e possiamo cominciare. Bene, allora, comincio dalla mia famiglia, da casa mia. A casa mia c'è sempre stata questa abitudine al vago, alla vaghezza. Io ho sempre pensato, quando mio padre diceva, anche mia madre, i miei nonni, ha chiamato coso, c'è cioè cosa, mai dare un nome, sempre mantenersi sul vago. E questa cosa mi ha sempre dato l'impressione che Roma fosse fatta di una umanità così grande, di una folla così grande, folla anche di cubature, per cui ci si poteva anche permettere il lusso di non chiamare le cose come erano, perché era così grande che tanto generava anche caos, generava appunto vaghezza. Però questa vaghezza aveva una fiducia di fondo, cioè che questa umanità prima o poi, come si chiama cosa, come si chiama coso, prima o poi sarebbe tornata indietro, cioè da qualche parte c'era un argine di Roma che avrebbe restituito questa umanità e avremmo finalmente chiamato le cose come si devono chiamare. Poi a casa mia è successo qualcosa di straordinario, in negativo, perché per contrappasso la mia famiglia ha vissuto e sta vivendo una tragedia di memoria, perché mio padre è malato di Alzheimer. Quindi non ha più memoria di se stesso, non ha più memoria di Roma. E mi sono ritrovato in questa crepa dentro la mia città dove sono nato e dove tuttora vivo, e ho pensato di ricorrere ai mezzi che avevo per aiutarmi a andare un po' avanti. Quindi il primo mezzo che ho avuto io è la scrittura, e infatti sono giornalista, e ho cominciato a occuparmi di Roma proprio in coincidenza dei primi malessi di mio padre, che cominciava a perdere colpi sulla memoria. Poi però, andando avanti, leggendo tantissimo di Roma e vedendo Roma con occhi completamente diversi da quelli che di solito avevo, perché a me non mi sono sentito romano ogni volta che non ho dovuto dimostrare nessuno di essere romano, invece sono anni in cui, confrontandomi anche con gente come di Roma, mi sono ritrovato a raccontare Roma anche ai non romani, quindi a raccontarla di nuovo a me stesso con occhio diverso. E ho scoperto che di Roma ci sono due attitudini che mi hanno aiutato nella scrittura. Una è l'esattezza, perché da Roma dipende per esempio il sistema delle leggi, quindi a livello internazionale, europeo, anche americano, il codice romano è qualcosa che ancora vive come base, quindi una certa esattezza, e l'esatto opposto del caos, cioè la monumentalità, ovvero non lasciarsi impaurire da queste distanze di questa Roma che è ormai triplicata rispetto alla città di quando mio padre doveva avere la mia o anche meno della metà della mia età. E quindi con l'esattezza delle leggi, delle misure, anche la mia famiglia è piena di architetti, del fonte romano, per esempio nel 2006-2007 la Roma, la Diadora, che è sponsor tecnico all'epoca della Roma, provò a mettere sulle mani di Totti e di Cassano il fonte, quello che sta credo sotto alla colonna Traiana in centro, è il fonte classico,
e addirittura, visto che a Roma è una città che dicono sempre che è molto vaga, caotica e sciatta, invece ci fu un'ortodossia di qualche studioso che disse che quella doveva essere un esperimento che durava un anno sulle maglie della Roma, perché nessuno poteva permettersi il lusso di avere quel fonte dietro, che è un fonte che è più di 2500 anni e rappresenta qualcosa di più grosso anche di una grande squadra di pallone. Quindi l'esattezza e la monumentalità, cioè il caos l'ha vissuto non come coso, cosa, non mi ricordo, no, qualcosa di monumentale, di vasto, che ha delle distanze molto da colmare, da andare anche a misurare, e quindi ho cominciato a raccontare Roma in maniera diversa, andando in giro anche a misurare queste cose. Ora, ho scoperto anche che c'è molta solitudine nel raccontare Roma, perché Roma è una città che spaventa, perché è grande. Dopodiché mi sono spaventato anch'io, perché come possiamo vedere nella prima slide, che non so chi... Posso aspettare? Allora, anche se questa si vede piccola, questa è la carta ufficiale del Comune di Roma. Questa è venduta a 1,50 euro in fronte, venduta ai turisti. Però ovviamente, siccome Roma non è soltanto una città di turisti, Roma è un'ossessione anche per chi ci abita, e ci abitano 2.800.000 persone, di cittadini. Quindi questa è la cartina, questa è adesso, è il, se non sbaglio è cambiato, è il retro, è la cartina del Comune di Roma. Qui c'è scritto carta di Roma col CH, è una cosa ufficiale, quindi questa è una cosa, come dire, che non può, può essere anche taroccata, per quanto è importante. Questo è un brand che costa tantissimo. Come vedete, per modo di dire, noi ci siamo per pochissimo, noi siamo qua, cioè se probabilmente facessimo questo giro qui verso il Mandrione non scompariremo. Quello che ho visto è che la casa dove abitano i miei e dove abito io non esiste su questa mappa, quindi sulla mappa ufficiale, sul fronte, perché sul retro, perché poi esiste anche la versione sui turisti e della mappa, della grande bellezza sostanzialmente questa è il centro storico con il Vaticano che si porta presso anche Prati un pezzo. Invece questa, su questa pianta qui la mia famiglia, la storia della mia famiglia in gran parte non esiste, ed è molto strano. Qui addirittura non esiste tutta Roma Nord, perché tralasciando i parioli, diciamo quello che si intende per i romani, Roma Nord, c'è il cono che va da Ponte Miglio in su e che potrebbe fare la guerra da solo, Roma Nord si potrebbe staccare anche domani e fare Repubblica Indipendente, non esiste. Non esiste neanche tutta Roma Sud, non esiste addirittura la Basilica di San Paolo, e parliamo di San Paolo, non esiste anche tutto quest'altro pezzo, non esiste Cinecittà con tutte le fermate della metro. Cioè, questa è la mappa ufficiale del Comune di Roma. Questo, Roma in realtà è un arcipelago molto più grande di isole che sono sparse, ma questa mappa qui non le prende tutte. E questa è una mappa del 2013. Qualcuno mi ha detto, ma queste sono mappe turistiche, ma la letteratura è un'ossessione. Invece per me, penso che Roma per me sia un'ossessione esatta, cioè misurabile, proprio perché la tradizione di Roma dice che è tutto misurabile, dal fonte con cui si scrive, alle leggi, quindi alla civiltà, fino all'architettura. Voglio provare a raccontare stasera come si può mappare Roma, scoprendo che non esiste una mappa, purtroppo, ufficialmente, che la rappresenti tutta in dettagliato come dovrebbe fare la mappa del Comune. E quindi possiamo passare a iniziare con la prima mappa. Allora, quest'anno a Stoccarda, un laboratorio, un'agenzia di comunicazione che però si occupa anche di mappe, ha lanciato un progetto, e la prima slide di questo progetto è tutte le strade portano a Roma. Lo hanno fatto anche declinato su città europee, su città americane, ma la prima su cui hanno puntato è il proverbio tutte le strade portano a Roma. E questo è vero, questo è indubbiamente vero, uno dei proverbi che si dice, un modo di dire, in realtà è vero. E quindi questo ci dà un po' l'idea, l'impressione di come ci sia stata l'esattezza romana, cioè tutto l'impero doveva convergere su Roma, la monumentalità, perché si arriva al Palatriano, si arriva in Catalogna, si arriva ovunque, anche qui le terre dove i romani hanno perso regioni su regioni e che non sono riusciti neanche a convertire. Comunque tutto è qua. Il punto è che Roma è cambiata. Roma si è spostata, non che si sia spostata in questa misura qua, ma Roma qua dentro è una cosa che si è mossa. Quindi se tutte le strade portano a Roma, noi non sappiamo ancora dove inizia Roma e dove finisce Roma. E adesso vediamo la seconda slide. L'altro giorno, di fronte alla libreria a Montecitorio, ho beccato un tizio di mezza età, un po' bigondo,
con i baffi bianchi, che aveva in mano dei fogli, e dietro questi fogli c'è scritto Soldiers Guide of Rome. Questo tizio è Don lavora nell'immobiliare in Scozia, Edimburgo, e mi ha mandato questa mappa qui. Se la possiamo rivedere... Stavo cercando... Sto ingrandendo. D'accordo, allora questa è la mappa che il padre della moglie di Lorno Gaburna, quindi dal fronte indiano, soldato inglese, riceve dal comando all'epoca della NATO americano, ed è la mappa di Roma nel 44-45. Questa è una mappa più grande della mappa del comune di Roma, è una mappa di 70 anni fa. Ovviamente tiene conto non soltanto della roba stile grande bellezza, cioè c'è il Pantheon, i vari monumenti, tiene conto anche qua, per esempio, questo è il ponte di ferro, e a Marconi c'è il deposito degli esplosivi, così come tiene conto anche, perché loro avevano questa ossessione di arrivare a Roma, di prendere Roma. Roma è la prima capitale di Berlino, Tokyo, Roma che cade. Avevano anche l'ossessione del foro mussoliniano che sta qua su, addirittura c'è scritto Monte Mario. Queste sono cose che all'epoca erano quasi sperimentali di Monte Mario, insomma. Però c'è il foro di Mussolini, qua ovviamente c'è tutta la zona di San Lorenzo che fu anche bombardato. Questa è una cosa che stava in tasca, una cartina a tascambio, e fa parte di un volume che è stato stampato anche in più copie, in più edizioni, per gli americani e per gli inglesi. Ora c'è un'altra slide. Questo, prima che il genero di donna arrivasse a Roma, Roma è stata presa dagli americani. Questo è il cartello che stava alla stazione di Centocelle, che indicava all'epoca, sempre per la precisione romana e in quel caso per la precisione mussoliniana, che di solito in Italia Mussolini hanno avuto un atteggiamento verso le misure molto iperbolico, quindi cozzava un po' col razionalismo degli architetti o dei geometri. Lui voleva sempre le misure, ci sono dei comuni in Appennino in cui l'altezza viene dopata, cioè in realtà sono meno alti di quello che sono. Uno di questi credo che sia Rocca di Gambio, sfacciato il comune più alto dell'Appennino, ma non è vero. Comunque, fatto sta che per la precisione romana o quella metropoli mussoliniana, questo cartello stava alla stazione 100. Questi sono soldati americani. Il cartello è bucherellato perché il signor Clark, che è un generale, con due generali, Friedrich e Kies, si sono fatti la foto non sapendo che c'era un cecchino tedesco che li ha impallinati. Loro si sono salvati, il cartello non si è salvato, è andato forato. Questo cartello se lo sono portato a casa. Questa è una foto del 44, perché gli americani a giugno liberano Roma. Questo cartello è il simbolo che i confini di Roma del dopoguerra esplodono, perché c'è qualcuno che si prende questa cartolina e se la porta a casa. Il generale Clark se l'è portata a casa, dista questo cartello da dove siamo noi, dista 11 ore e mezzo di volo, perché a Charleston, nella Carolina del Sud, è quello che si voglia, sta in un'accademia militare dove il signor Clark è stato presidente e direttore fino al 84, quando è morto. E questa cosa qui adesso è in un museo, ne sono due dei cartelli. Quando hanno fatto una mostra a Roma tempo fa, ci hanno mandato quello non bucherellato, quindi non si sono neanche fidati di perdere il cimelio, per cui Clark aveva l'ossessione. Questo se l'era messo, come nei film americani, dietro la scrivania. Questo per me è il simbolo di una città che esplode. Questa è la città, questo è il 44, l'anno che nasce mia madre, da 3 anni è nato mio padre, e la città esplode e se ne va e fugge. Possiamo andare all'altra. Questo schermo interattivo lo puoi toccare. Allora, dobbiamo trovare un Big Bang, perché non possiamo procedere nel caos per ragioni che ho detto prima, universali e familiari. Bisogna trovare un punto inizio anche a Roma. Anche se ci dicono tutti che Roma sta qui dagli albori, la città c'ha più di 2000 anni, recentemente hanno fatto delle scoperte di colpo, mi sembra che siamo anche più vecchi di 3-4 secoli. Personalmente la mia famiglia per vari rami calcola questo suolo dal 1700, ma noi siamo un puntino minuscolo nella mappa umana di Roma. Questa è la mappa del Noli. Giovan Battista Noli, che è stato architetto prima che ci fossero ordini architetti, ingegnere prima che ci fossero ordini ingegneri, è stato anche incisore. È una mappa del 48, viene venduta a $750 online dagli americani all'Università dell'Oregon, che hanno fatto un sito apposta solo su questo, in cui c'è tutto, questo è lo screenshot della mappa che poi si anima, diventa
interattiva. Hanno messo il Tevere, queste sono le illustrazioni piranesi. Questa è la mappa del 1748. Ovviamente quello che si può dedurre è che è tutto completamente centro storico, la solitudine che ritorna sempre nelle mappe romane, questo è il Colosseo. Nel 1748 il Colosseo era da solo con il cane e ci andavano con le torce ad accompagnare i nobili inglesi a vedere che effetto faceva sotto la luna. Oggi se togliessero il Colosseo all'Ibac crollerebbe tutta l'economia dell'arte italiana che si regge grazie al Colosseo e a Pompei. Quindi in due secoli il Colosseo era una solitudine di canali, è passato ad essere il protagonista e sempre nei cartoni di Roma. Di questa mappa nel 1843, 30 anni prima della presa di Roma, c'è un upgrade del Monaldini che è quella successiva. Ah, quella successiva ancora. Puoi mettere la... No, 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 mettiamo questa qua. Questo per far capire, questa è la mappa del Nogli. Sotto l'Università dell'Oregon ha fatto la prima Roma, la Roma che piano piano si allarga in Italia imperiale e poi medievale, poi ovviamente c'è la costruzione del Vaticano e poi si arriva a Nogli. Nel Nogli c'è un update, quasi 100 anni dopo, del 43, di un libraio stampatore che è Monaldini, Vincenzo Monaldini, Venanzio Monaldini. Venanzio è un mio zio lontano che un giorno lasciò la mia famiglia per una ballerina, lasciando la famiglia con le pezze al culo così. Questa è la mappa venduta, potete comprare un canvas di questa mappa su un sito americano per 76 euro. Anche qui ovviamente c'è il Colosseo che sta molto molto da solo, le mura aureliane però che sono il vero contorno, il vero confine della Roma storica, che non è solo la Roma imperiale ma anche quella medievale, le mura aureliane già cominciano a stare strette alla città, tanto che qua dovrebbe essere, credo qui, Porta Maggiore, qui esiste già il vigneto, non c'è scritto ovviamente vigneto, però già c'è, quindi quando noi lo ritroviamo da qualche anno sulle mappe di alcuni quotidiani come Repubblica, spacciandolo come nuova oasi della periferia, in realtà nel 1843 qui già c'è smappato, sono terreni, ma è pigneto, per fare pigneto per fare solo un esempio. A questo punto io vorrei provare l'altra. Questa è una pendice di mappe di prima, due anni fa, da cui origina questa mia chiacchierata da un pezzo per Europa Pagliano, per capire dove erano i soldi di Don Sapienza, l'editor online di Internazionale, del settimanale, ha deciso di fare questa mappa improvvisata. Hanno messo come punto di riferimento Piazza Venezia, neanche il Campidoglio, neanche Piazza del Popolo, la stazione Termini, Don Sapienza, il Pigneto. Il Pigneto per loro, ovviamente, è il Sunt Leones, cioè da qui poi ci sono i barbari, e ci siamo ovviamente anche noi nel territorio dei barbari. Il punto è, senza fare pignoni, tanto in matematica, giovedì a cui anche rimandato immaginato, che se si punta il famoso compasso e si arriva fino al Pigneto, se noi dovessimo fare così il giro, se tu pensi che questo è il limite di Roma, il limite psicogeografico, allora il limite anche questo, la fotti anche Balduina, e non parliamo di Roma Nord, gli fai proprio la guerra. Questa è una cosa su cui hanno provato, c'è stato questo articolo, un po' è girato, dopodiché dopo un mese l'Espresso nel fare un pezzone di suo bel reportage sui disordini a Roma, addirittura arrivare a scrivere Aurelio Portuense, quindi grande novità. Rimuovi troppo. Metti alto, vediamo che giù. Ah, vabbè, ok. Allora, andiamo all'altra. Pure lì da profizzate. Allora, siccome nei film dicono sempre quando fanno le rapine sincronizziamo gli orologi, ho provato a sincronizzare le mappe sulla mappa del Venanzio Monaldini, che poi sotto è sempre quella del... Allora, la distanza dal Campidoglio, che è il cuore di Roma, fino al Gra è 11 km e mezzo. Noi siamo a campo, quindi siamo qua. Se noi restringiamo un attimo, si vede qui. La distanza da campo al Campidoglio è 5,8 km. Da campo al Gra è 6 km. Quindi noi indubbiamente in questo momento, anche se la cartina di Roma, quella del Comune di Roma, ci dice che siamo proprio quasi alla periferia del mondo, cioè dopo potrebbe finire, noi in realtà noi possiamo definire con queste due distanze esatte
che siamo dentro Roma, e questo è già un grande vantaggio, visto che appunto le mappe sono un po' ondivaghe. Poi ho messo la distanza da Balduina alla casa dei miei e la casa mia del Trullo, sono 13,9 km e 14,3 km, insomma sono sui 14 km. Dopodiché ho messo anche Piazza del Popolo, che è questa qua, ai cessati spiriti. Questo tragitto, che spacca in due la Roma dei Monaldini e del Nogli, è il tragitto della prima scena, delle prime scene della Dolce Vita del 60, film Fellini, in cui Mastroianni con Ennio Camè vogliono andare a divertirsi, caricano la prostituta a Piazza del Popolo e lei li porta in borgata, dove dovrebbero fare sesso a tempo e non fanno nulla. E loro, quando Mastroianni dice dove abiti, hai cessati spiriti. E c'è questa immagine, loro che guidano con dietro il fondo della campagna, sembra chissà che dov'è, ed è un film ben spettacolare anche perché racconta subito le grandi distanze della Roma moderna, ti fa subito capire alle prime scene che Roma è tutta da prendere, tutta completamente, bisogna andare a trottare tantissimo. I cessati spiriti sono a 8 km da Piazza del Popolo, una assoluta, penso, distanza risibile oggi, se pensiamo appunto che noi siamo a soli 6 km dal grado. E questa è la Roma degli anni 60, che considera questa traversata qui come una traversata come se fosse veramente Colombo che va a scoprire l'America. Poi ci sono altre due cose, sono via Volturno, dove abita, dove stanno quelli della redazione dell'Internazionale, fino a Tor Sapienza, sono 11,4 km, considerando appunto gli 8 della Dolce Vita, 3 km in più, sono sembrati a loro chissà che cosa. Possiamo andare all'altra. Allora, queste mappe con le mura aureliane che tengono ancora Roma possono sembrare anche che Roma è vista come un fortino, cioè non vuole uscire fuori. In realtà Roma è dovuta uscire fuori con i saccheggi dei barbari. I sacchi romani sono stati almeno 8 in 1000 anni di storia, il primo è il 386 a.C., i Galli, l'ultimo è il 527 con i Lanzichenchi, sono entrati da Nomentano, da Salario, da Portuense e da San Paolo. Quindi questo vuol dire che gli accessi sono, cioè Roma è attaccabile da più punti. Roma non è una città che vive soltanto con una porta sola come tante altre città, non è a ridosso di un monte che la chiude. Roma è spalancata, aperto, possono arrivare dal mare, sono arrivati persino i saraceni che sono entrati a Piazza a San Pietro in Vaticano, depredando e soggiornandoci, hanno dormito i saraceni a San Pietro. Possono arrivare anche da su. Quindi questa è una delle piccole, diciamo, fotografie che Roma comincia a esplodere per forza di cose, perché è anche minacciata, perché anche la paura può allargare i confini. Farci capire che nel primo, nel secondo, che fu feroce per la città di assedio, si rifugiarono sul Campidoglio, veramente hanno barattato con dell'oro, con i Galli dal Campidoglio, quindi loro, la Roma si era completamente ristretta. Se andiamo avanti, questa, facciamo un enorme salto, abbiamo trovato un Big Bang di 150 anni fa, possiamo fare un enorme salto e andare all'epoca mussoliniana, prima degli sventramenti. Questa è la mappa che sta nella guida del Touring Club del 25, si chiama Dintorni di Roma. La mappa che vediamo è tutta Roma, se la immaginiamo popolata, cosa che per quattro non è, questa è già la Roma in cui viviamo noi, insomma, infatti è un calco della Roma, del comune di Roma, solo che questa è del 25. Dintorni di Roma fa ridere perché sembra un po' la principessa quella francese che dice mangino brioche, no? Quindi si accontentino di essere dintorni di Roma. Ovviamente questa è Ostiense, San Paolo, questa è Trastevere, laggiù c'è anche questo Prati, qui c'è sempre questa Roma Est piena di tenute. Tra l'altro questa mostra la grandezza, la monumentalità di Roma con le grosse tenute, con le grosse ville che poi vengono espropriate mano a mano, tanto che c'è su una segnalazione, questa si trova anche cercandola come su rete, si trova bene, anche la sono scaricata ed è un'altra definizione, c'è la tenuta di Pedralata, dove sta l'edificio. Cioè Pedralata non è una cosa, non è ancora gli ex ranifici dove andavano a fare a quest'area industriale, è la tenuta di Pedralata, quindi vuol dire sono alberi, coltivazioni, e Roma è piena di queste coltivazioni, di queste aree così, adesso sono tutte ovviamente
palazzinari hanno fatto le cubature, hanno invaso tutto, però è ancora Roma che ha delle sacche immense e che trasmette ancora angoscia, nonostante poi Duce voglia fare degli interventi abbastanza grossi, no? Facendo anche l'Eur, che unisce una Roma che praticamente non riesce più a collegarsi. Tornando indietro, perché ci sono parecchie cose da dire su questa cartina. La prima è che in età moderna, modernissima, cioè 90 anni fa, il Tevere fa parte di Roma. Per metà della popolazione, adesso, metà della città, il Tevere non se lo cagano proprio, come del bambino. Cioè è una realtà che non esiste all'epoca, invece c'era ancora questa cosa. Oltre Tevere, eccetera, c'era il conflitto anche col Vaticano, eccetera, era anche simbolico per questo motivo qua. In questi anni, nel 25, il capo della cronaca di Roma, Silvio Negro, del Corriere della Sera, nonché vaticanista, fa degli inseriti, dei racconti su Roma, che sono riusciti per nel WhatsApp l'anno scorso con un titolo bellissimo, che a Roma non passa una vita. Lui racconta che negli anni 20, negli anni 30, 40, quando gli argini del Tevere per metà in città non sono costruiti, quando ci sono le piene, viene a galla la Roma imperiale e anche la Roma pagana, cioè vengono a galla le statue che sono state buttate nel Tevere perché se ne dovevano disfare. La Roma cristiana si voleva disfare dalla Roma pagana e hanno buttato tutto. E quando, ovviamente, l'archeologia è una scienza che arriva neanche nel 1800, insomma, in Italia, era molto più tardi, perché è una roba che parte con gli inglesi. Tutto ciò che era materiale che non potevano usare, che non gli serviva a ricostruire, veniva buttato nel Tevere. Ed è impressionante queste pagine, perché racconta qualcosa che è ancora sommerso in città. Se io avessi veramente i soldi che ha rimediato James Cameron per fare Titanic o Avatar, veramente vorrei fare un giorno la dragatura, fare il miliardario pazzo che draga il Tevere, perché sotto ci deve essere il punto. Curiosando sugli archivi del Corriere della Sera, negli anni 90 si trovano ancora degli articoli Don Baroli, ci sono i cronisti del Corriere della Sera che vanno a intervistare Don Baroli, che stanno a Fiumicino e Ostia, perché dicono che nei tratti dove non c'è più l'argine le statuette ancora affiorano. Ovviamente sono passati decenni, passano decenni di merma, di rifiuti, per cui è tutto sedimentato. Ma questo negli anni 20 e 30 era una tomba di antichità a cielo aperto e non se ne facevano assolutamente niente. Un'altra cosa che qui si vede poco è la solitudine di San Paolo. San Paolo fuori del mura nel 1823 va a fuoco, ma i pompieri arrivano giorni dopo, perché San Paolo è completamente slegato dalla città. Una cosa assurda, oggi sarebbe un caso, non so, di malasanità. L'epoca è proprio che la basilica di San Paolo era considerata una rovina, come quando si arriva a Chartres in Francia, la si vede da lontano e sta da sola con queste guglie. Quindi questa pianta, che vuole essere una pianta del ventennio, che preannuncia gli sventramenti di Romagnolo, in realtà racconta una solitudine enorme di Roma, enorme. E poi arriviamo ad altre foto della Roma moderna, sono dei piccoli indicatori, come quella di prima dei soldati. Perché Roma aumenta, spazia. Questo è clientismo da cavallo, la foto di Secchiaroli, per quanto ricordo di più è del 64 e quella è Cinecittà. Cioè dovrebbe in realtà svolgersi una landa desolata del Messico, fantastico, in realtà Cinecittà. Quindi quello che anche da noi sembrerebbe una location periferica, in realtà è una zona perfettamente integrata oggi, come lo era perfettamente integrata anche 20-30 anni fa. Questa è una foto che ci racconta qualcosa che nel frattempo è cresciuto, nonostante ci siano spazi ancora per girare western, che non è un western di serie B, ma è un western di grande qualità. Poi c'è un'altra immagine che racconta questi piccoli spostamenti di Roma. Questa è la colonna sonora di Roma Violenta, il film con Maurizio Merli, un film anni 70, se non sbaglio. In questo film c'è questo inseguimento in cui a un certo punto uno dei banditi dice: se arriviamo sulla tangenziale è fatta. Ora, ovviamente, come avete potuto provare anche giù pomeriggio, se arrivi sulla tangenziale alle 7 di sera, non sei fuori da Roma, sei fottuto, cioè ci puoi morire anche in vecchiaia, no? Quindi per loro però mentalmente era un limite fisico degli anni 70, cioè a Roma Est la tangenziale poteva ancora essere una sorta di passaggio.
Luca mi ha fatto scoprire un filmato di Gabriella Ferri che canta dove sta Zazà mentre costruiscono per anni, il progetto andava avanti per anni, la tangenziale. Oggi ovviamente sarebbe impossibile, la tangenziale viene ritenuta completamente inglobata a Roma, nel senso che la tangenziale come il Tevere dall'altra parte città, cioè è un punto dove ci devi per forza passare, un modello ovviamente. Però questa è una frase che sta in questo film e racconta di come all'epoca questo confine mentale era ancora, cioè raccontava uno spostamento che per noi fa ridere oggi. E qua c'è un'altra slide. Questa è sempre la mappa di Don, il mobiliarista che sta a Limburgo. Se la restringiamo un po', perché ci sta pure la capoccia della base. Allora, questi sono i due più grossi dragatori della Roma moderna, cioè della Roma della guerra. Sono Franco Califano e per Paolo Pasolini. Per Paolo Pasolini ha cambiato 4-5 volte case, è passato a Ponte Mammolo, negli anni 50 è andato a Monteverde e poi è andato all'Eur. Il cambiamento più forte è da Ponte Mammolo a lì, e me lo sono anche segnato. Da Ponte Mammolo a Monteverde sono 15 km. E ripeto, la via Volturno, che sta internazionale, Tor Sapienza ne sono 11 e 4. Quindi Pasolini negli anni 50 fa un viaggio che gli cambia completamente la vita, ed è un viaggio che ovviamente può fare Magellano, Colombo, perché è un viaggio enorme. Lo spostamento all'Euro, lo spostamento finale, non lo vengono neanche in considerazione. E questa cosa... Sai i posti proprio? Allora, i posti ufficialmente sono via del Tagliere a Ponte Mammolo. In una piazza c'è anche c'è una piazza vicino, c'è anche la targa, la casa è un museo. Poi c'è via Montegliano a Monteverde, via Carini a Monteverde, lui è stato nel 51 a Ponte Mammolo, nel 54 va a via Montegliano, nel 59 a via Carini e qui nel 63. Nel 50 fa una parentesi, quando arriva a Roma via piazza Costa Muti, che in centro vedo un ghetto. Il mitico Franco Califano cresce a largo di Trionfale, c'è il Bar Giava. Trionfale è una costa, è la costa, diciamo, proletaria e compagna di Prati. Però Franco Califano, che è uno che racconta una Roma completamente diversa, perché non è come Reuccio Claudio Villa che va in giro a fare gli stornelli in centro per rimorchiare la ragazza che scende sotto casa. Come dice Franco Califano in una canzone, lui è la macchina a lavare per andare a prendere la donna, e si presume che quindi si possa girare questa Roma del dopoguerra. Lui fa una cosa stranissima, perché lui tenta l'approccio a Collina Fleming, che all'epoca non era neanche centro, cioè una zona un po' più inserita rispetto a Prima Valle, per da lì partire e fare le sue incursioni di Don Giovanni. In realtà non sta bene, perché pensa che sia un quartiere troppo ricco, e si sposta nella sua osa in Moresca, che è via Pasquale II a Prima Valle. L'Oasi dove ha ricevuto chiunque, donne, uomini, a cui ha dato soglia, prestato, eccetera, generosissimo Califano. La stranezza è che lui si è scelto la sua oasi da Don Giovanni in una periferia veramente dura e pura, e non erano le periferie di oggi dove l'unico, diciamo, problema sociale è questa integrazione degli stranieri. Poi veramente erano territori di nessuno, perché c'era la vera malavita e c'è il vero sottoproletariato italiano. Sceglie questa oasi, questa Prima Valle, completamente fuori dalla mappa che attorno, che se la guarda ogni sera a Limburgo, e comincia a dragare la città, così come Pasolini. Poi alla fine Califano decide una sortita completamente fuori, diciamo, dalla mappa normale, fuori dal corpo, e va a morire a Acilia, che è l'ultima sua residenza, una villa, ma ovviamente si spostava ancora molto poco. Questa è una mappa che mi piacerebbe far venire meglio, per far capire come certe persone che sono mosse negli anni 50, 60, 70, tutti i tragitti che possono aver fatto, in realtà avevano casa madre, la base, ce l'avevano fuori da questa mappa del dopoguerra. Andiamo avanti. Per raccontare questa attitudine, per dire che anche questa attitudine a fare l'elastico su Roma è un'attitudine tradizionale, che ha una tradizione, un passato, questo è un cartello che adesso non c'è più perché l'hanno spostato. La via Trionfale indica la numerazione civica della distanza dal Campidoglio. E se possiamo andare avanti, la Trionfale parte da Prati e va su fino al raccordo. Questa allargando c'è un punto dove c'è un'edicola sulla Cassia, dove la Trionfale si fonde e la Trionfale arriva a essere al cimbo 14.159. Ed è ancora Roma. Siamo ancora nel raccordo.
con la premessa che il raccordo ormai da 20-30 anni ha agganciato intere zone intorno all'anello, al suo anello, e le ha fatte entrare alla festa. Da imbucati sono passati a invitati regolari. Siamo ancora dentro l'accordo, siamo ancora dentro Roma e Roma non è ancora finita e siamo a 15 km dal Campidoglio. Questa è una misurazione ovviamente che fu fatta all'epoca perché la città non aveva queste cubature, non era abitata e allora dovendo misurare lo sprofondo l'hanno misurato così. E adesso ci ritroviamo che la distanza dal Campidoglio è tale ed è, ci sono queste cubature, c'è gente che ci hanno in qualche normale, perché dopo c'è la zona di la storia. Questo per raccontare l'elastico. Nell'astico comunque, cioè sulle, che ci siano o meno le attitudini diciamo, di Pasolini o di Califano di andare in giro, però ci sono le strade che durano quanto l'attitudine di Pasolini. Cioè, Pasolini e Califano ci mettono la benzina, ma la strada già c'è. E queste sono le misure romane, esatte e magniloquenti. E possiamo andare avanti. Questa è la mappa dell'88, l'hanno fatta i fratelli Belletti di Misano Adriatico, era una delle prime mappe che finisce in edicola. È una mappa prettamente diciamo, turistica come si presenta, io ce l'ho avuta anche in mano, è simpatica, è dell'88. Ovviamente è sempre più grande della mappa del Comune di Roma di oggi, del fronte, del retro è pressoché uguale. Non, assolutamente non racconta nulla di quello che abbiamo visto prima, perché non c'è Cinecittà, perché non ci sono le abitazioni di Califano, di Pasolini si salva a Monteverde mentre tutta l'esperienza per quel famoso Pasolini di Roma Est, Monte Mammolo eccetera di Nici, di Vigneto non c'è nulla, non ci sono, sono sei anni che è aperta la metro C, non ci sono le principali fermate a sud e non c'è neanche il capolinea di Battistini e di Anagnini che verrà dopo, c'è ci sono, sì, in realtà c'è. No, in realtà Battistini non c'è perché Battistini è un po' più qua. Sono le convocazioni come ai mondiali. Roma Nord è sempre esclusa, poi dicono che è snob, Roma Nord, però in realtà è sempre così. Fuori è San Paolo, sempre sfigatissima. Non c'è Torre Vecchia dove Rossellini girò Europa 51, quindi anche questo taglio del neorealismo viene fatto fuori. Portuense, la Magliana e il Trullo dove abito io faranno pure la banda della Magliana negli anni 80, ma qua non fanno mappa, non ci sono, non sono considerati, quindi è una faccia di questa epopea che ci viene sempre rinfacciata. Quindi i dintorni di Roma del tour interno sono tutti esauriti, come i posti a teatro si sono riempiti, però c'è tutta una città che preme per essere messa dentro, ma preme da decenni, appunto la città di Ventiso non c'è, di Pasolini non c'è, la tangenziale praticamente non esiste, e così come tutta la lamentana. Questa è una mappa che non ha a fronte, ha soltanto il centro, e retro a questo, è dell'88. E andiamo avanti, perché questo è il pincio, è chiaro, vabbè, cioè, a me che era chiaro a casa, quindi un po' meno, comunque questo è il cazzo del popolo, quella laggiù è, ovviamente arriva fino a Ponte Cavour, questi sono i vini del pincio. Dove sta questo tizio con la pianola? È esattamente il punto dove il signor Remo Remotti nell'87, in un documentario, inizia a declamare Mamma Roma addio. Anche questa è una foto che racconta come si muovono i confini. Ho scelto apposta non il fotogramma di Remotti perché si vede male, ma questa foto qua. Perché Remotti canta questa canzone senza sottofondo musicale, perché il sottofondo musicale dei Cycle glielo danno 10 anni dopo, quando passano delle repliche di fuori orario e vedono questo vecchio di cui non sanno nulla. Passano 10 anni prima che Mamma Roma Dio diventi un culto, e 10 anni sono tanti. Nel frattempo lui raccontava, appoggiato a questa balaustra, diceva: alle mie spalle questa cosa qui è Roma, è robetta. Lui aveva in mente non la Roma degli anni dell'87, la Roma anche i miei anni ragazzino, ma una Roma più piccola, perché qua sotto c'è un confine degli anni 50. Dei primi anni 50. Perché? Perché Piazzale del Popolo va su Piazzale Flaminio e Piazzale del Popolo converge quel triangolo di Via del Babuino, un pezzo del Corso, un pezzo di Ripetta, dove nascono le gallerie culturali del dopoguerra a Roma, dove nasce Palma Bugarelli che poi diventerà la grande direttrice della Galleria Nazionale Moderna, dove nasceranno poi tutte le i galleristi che ospiteranno di Schifano, insomma la rinascita culturale di Roma dal punto di vista pittorico, artistico e anche di scrittori, nasce in un piccolo triangolo. Questo piccolo triangolo, una volta arrivato a Piazza del Popolo, dove poi nasce il mito di Rosario e l'altro caffè,
passare verso il Po' e a piazzale Flaminio, e qualcuno, raccontano nelle cronache, si avventurava persino su via Flaminia a mangiare l'osteria Mendi. L'osteria Mendi è ancora presente, con le classiche foto di Flaviano, eccetera, anche se è stata per un periodo un ristorante cinese. Ma per molti, l'osteria Mendi, che sta fatto, non so, 500 passi da piazzale Flaminio, che sta di fronte al borghetto Flaminio, anzi un po' prima, per molti di quegli intellettuali, l'osteria Mendi era la suburra, era qualcosa da non avvicinarsi. Ci si avvicinava qualcuno perché l'osteria Mendi faceva credito, gli intellettuali erano spiantati all'epoca, spiantati sul serio, anche se vivono in centro, ma in centro ce lo si poteva permettere perché ci abitavano tutti anche in subaffitto. Però quando Remotti canta Mamma Roma Dio e canta se stesso e lascia, va via da questo enorme spiegone romano anni 50, intende che sta andando via da quella Roma lì, che addirittura pensa che via Flaminia sia un confine estremo, sia la tor sapienza per l'internazionale. Parliamo di 500 metri da piazzale Flaminio. Ovviamente è una tara intellettuale quella lì che fa pensare così, però è una foto che un po' rappresenta questa cosa. Un piccolo aneddoto è che Piero Corazzo, che è un artista, uno studioso di quegli anni, si appassiona dei futuristi che all'epoca non vendevano 4 milioni e mezzo di dollari a quadro, e si mette in testa di cercare Balla, Giacomo Balla. E a un certo punto racconta, sempre in una cronaca che ho recuperato, che dice: abbiamo recuperato Balla nello sprofondo. Lo sprofondo era una panchina di pietra dei giardini dei Castel Sant'Angelo, quindi la nuova Adriana, perché lui andava lì a spasso perché aveva la casa in Prati. Quindi Giacomo Balla, che per un'intera generazione, compresa quella di pittori come Remonti, era scomparso, non si sapeva dove stava, come se fosse andato ad abitare chissà dove, in realtà stava a 500 metri, perché se tu passi il fiume sei in Prati e poi ci sono i giardini a Castel Sant'Angelo, stava lì ad abitare, solo che all'epoca anche intellettualmente la città era ancora percepita che faceva paura, non sapeva questa dimensione anche delle macchine, delle strade fuori, era una città fortificata, in scelta, molto più fortificata delle piantine che abbiamo visto di 200 anni prima. E possiamo andare avanti, vediamo cosa c'è dell'altro. Questa è la fantomatica scena, un momento prima che arriva Manni Moretti nel 93, caro diario, lì c'è un signore a cui dice: bello, Spinaceto, pensavo peggio. Il signore, sperando in Moretti, che è un logorroico e fa sempre dibattiti, è pronto a scendere e a spiegare perché Spinaceto non è male, lui gira e se ne va. Questo è un film, tra l'altro un film del 93, il 93 è l'anno di Ceutelli, è l'anno in cui Roma ha veramente una svolta anche politica, prescinde come si può pensare, però inizia anche la stagione dei centri sociali, i ragazzini come me possono andare anche da Balduina a Forte Prenestino senza avere neanche questa Forte Prenestino, nonostante ci sia andata mia madre. Quindi sono anni in cui la città di nuovo riesplode. Ma questa per me è la fotografia di una resistenza, non resistenza come intendiamo noi dei partigiani, è una resistenza conservatrice, perché in questo momento lui arriva lì e gli dice ciao, si porta, lui non ci vuole arrivare a Spinaceto. Ci arriva ma torna indietro, è un colombo che arriva alle isole, quelle di Cuba, e torna indietro. Quindi è una foto che lì per lì, all'epoca fece simpatia, è un mito questa battuta, ma rivista col senno del poi è un gesto quasi reazionario. Questa è la pianta del raccordo. Ho cercato, c'era la mappa dei benziani. Non esiste la mappa dei benziani, c'era anche Google Maps. Il raccordo c'ha una storia ovviamente dagli anni 40, negli anni 50, io ho beccato una storia strana. Nell'89 l'Unità, che è ancora giornale del Partito Comunista, si schiera contro l'apertura di 14 benzinai sul raccordo, cioè fino all'89 non c'erano i benzinai sul raccordo. Oggi sarebbe una bestemmia, ti verrebbero a cercare sotto casa se non hai benzinai sul raccordo. All'epoca era così, quindi era considerato, dovevano difendere ovviamente i rifornitori benzinai delle consolari, quindi era un appoggio a quelli delle consolari contro quelli della raccordo. Alla fine invece questa cosa non passa, è una battaglia che l'Unità perde e si aprono i benzinai. Aprendosi i benzinai, piano piano, sul raccordo, iniziano a costruirci anche i primi centri commerciali, di cui uno dei primi è Cinecittà 2.
rispetto alle resistenze che vi ho raccontato prima, compresa quella di Moretti, questa è completamente l'esplosione di Roma, perché in tutti i quartieri, non ancora denominati quartieri, ma che erano siati lo sprofondo, imbucati in Roma, piano piano con l'apertura di tutti i nodi dell'accordo, con i benzinari e con i centri commerciali, questi quartieri che sono intorno cominciano a essere agganciati alla città. Per fare un esempio, che ne so, l'Abbaro, considerato veramente lo sprofondo, questo funziona come un magnete, lo porta dentro e inequivocabilmente diventa Roma. Questo ovviamente racconta anche questa mappa, una delle tante regioni del raccordo, racconta ovviamente la stradivisione, ho detto prima, la solitudine in tante zone, l'immenso verde che c'è, soltanto a pensare che non esiste un punto di congiunzione, diciamo, tra cioè dall'Appia non si può passare sulla Colombo con facilità, bisogna fare il pondello di stare dentro perché non si può passare ovviamente del territorio dell'Appia antica. Cioè, come mi ha suggerito un amico l'altra sera, c'è un piccolo raccordo, è una vecchia mappa stradale Roma prima del raccordo, che passa per Torretes, la Tor Sapienza, adesso non si usa più, non perché la strada è chiusa, ma perché è un percorso ormai inglobato dall'urbanità. Il Gra è nato come una cosa extraurbana, quindi una cosa, come dire, una sorta di araba fenice, è stata giù, poi piano piano è stata agganciata. Mi ricordo che il cartello, quello degli americani, distava 6 km da Centocelle, che non sono tantissimi, insomma. E piano piano tutti i vari raccordi, i vari quartieri sono stati inglobati. Vediamo l'altra. Allora, io vi ho raccontato, diciamo, quella che viene definita secondo alcuni vecchi ancora la Roma periferica. Invece c'è una Roma che se n'è sempre sbattuta, è la Roma del centro. Questa è la mappa di Nasoni secondo la CEA. I Nasoni nel centro di Roma sono più di 200, in realtà ce n'è uno anche qui uscito fuori. Quindi anche questa è una mappa conservatrice, molto utile perché credo che ci sia anche un'applicazione. Però è una mappa che dice che i Nasoni sono solo al centro storico. In realtà i Nasoni sono ovunque, perché a Roma è ovunque l'acqua. L'acquedotto Vergine, che inizia qua dietro, sulla Casilina, giù e arriva fino alla fermata della metro 9, l'acquedotto Vergine, che è in funzione da 2000 anni, serve per esempio la fontana di Piazza di Spagna, che è bassa perché la fonte passa molto sotto, la può scavare per fregare un po' la pressione, e arriva fino anche a Fontana di Trevi. Quindi a Roma possono chiudere le fontane, ma non chiude lo scorrimento dell'acqua, che è originale, è autentico, da 2000 anni. Questa mappa è come quella di Moretti con la Vespa, cioè racconta poco, volendo anche questa dovrebbe essere la mappa di Roma, ma è la mappa della grande bellezza del centro storico del comune. Se andiamo avanti c'è un'altra mappa fasulla e paracula, la Roma cristiana. La Roma cristiana ovviamente non c'è, cioè per parte delle catacombe non esistono per loro, perché è la mappa del turista pigro che bisogna pindolare e portare in giro con i maxi pullman eccetera. Ovviamente fa ridere perché Roma cristiana non c'è nulla, ovviamente il territorio romano di archeologia è impressionante, è veramente, ovviamente è anche una mappa eretica, ce li avrebbero bruciati questi, perché non essendoci appunto dove è morto San Paolo, insomma, vuol dire, anche questo cartello, qui in realtà su questo colle si dice che ci sia la tomba di San Pietro per cui hanno fatto il parcheggio per i pullman, mi sembra per gli anni 90, per i mondiali o per il primo giubileo di Godine. Si disse che avevano distrutto la tomba, la vera tomba di San Pietro, insomma anche questa cosa è molto eretica. Questa è una delle tante cartine che viene spacciata nel centro storico e che racconta una città ridicola, perché questa può essere Pavia, non certamente Roma. Noi quando andiamo a Berlino o a Londra non è che ci danno delle mappe di un quartiere soltanto, e non possiamo ovviamente pensare che siccome Berlino e Londra sono stracollegate, loro ci danno la mappa. In realtà la mappa è dei mezzi di locomozione, no? Pubblici, in realtà la mappa deve essere sempre di tutto, anche perché con le metro, perché io non posso andare a visitare la Roma cristiana al Pantheon e poi avere magari preso una stanza a Battistino o a Garanina, perché non lo posso fare? Quindi sono mappe che danneggiano la città in un certo senso. Andiamo nella mappa successiva, queste sono sempre declinazioni, questa è di nuovo la mappa, sempre il reto del Comune Roma, per fare un po' promemoria rispetto a quello che ci siamo visti prima. Come abbiamo visto, Roma è veramente più grande, è penalizzante, perché poi persino le periferie di una volta sono penalizzate. Quello che pensiamo veramente è girato l'angolo, qui noi non esistiamo più.
neanche per questo bordino può essere anche più grande. E andiamo avanti. Allora, qui andiamo invece alle mappe quelle situazioniste, cioè la gente si rompe le scatole e dice no, noi siamo di più. Questa è la mappa di desiderata della metro, che uscì qualche anno fa, hanno fatto anche le borse e le magliette. Le fermate ovviamente sono fasulle, non esistono, ma sono veri nomi. Tra l'altro c'è anche Casa Mia, c'è anche Tor Sapienza. Questa è la prima mappa ufficiale di Roma dove compare il tanto vituperato Tor Sapienza, che sembrava la terra degli aborigeni, secondo i redattori internazionali. Mi spiace scagliarmi contro di loro, però era per fare un esempio, insomma, non è l'unica rivista o giornale che quando guarda alle periferie romane riguarda dove sono gli aborigeni. Qui c'è mappata tutta Roma, questa dovrebbe essere la nostra mappa, ovviamente la mappa purtroppo di mezzi che non ci sono, quindi questa è una mappa stile non dire. Ci sono altre mappe alternative, presunte finte o ovvero, vediamo un po'. Questa è il quadrato semantico dei locali, spazio 900, allo Zion, ovviamente lo Zion si parla di Capocotta, Casa Clementina, la Maison in centrissimo, il locale di caffè anche, il Goa, via Lippetta, che ancora oggi in certi resoconti viene raccontata come se fosse lo sprofondo, via Lippetta, che è una via di giorno bruttissima esteticamente, ma insomma, dire, siamo a San Paolo, siamo a... C'è anche Ponte Milvio, insomma, qui se dovessimo estrapolare un po' di luoghi, questa mappa già racconta per una persona che volesse dire dove vado un weekend a Roma a divertirmi, già ti costringe a prendere la macchina. Anche perché se in centro, trasversale, è un cassassina, cioè il cube, devi andare a fare. Perché se il giorno vai al Vaticano e la sera vai al cube, devi trottare. Una mappa che ti obbliga, l'anificio, biblioteca, eccetera. Questa è una delle tante mappe che l'hanno fatta prima su Roma e poi su Milano. C'è un'altra mappa alternativa. Questa è una cosa che si può mandare. Questa è la licenza poetica di questa sera. Questa è la mappa dei trasporti romani. Quest'estate sono passato a San Sabba e ho visto un donnone mezzo nudo, mezzo vestito con di pelle, con una maschera da cappuccio. Stava messo su un ceppo. Come sono passato, spalancato le gambe, ho capito che non era un donnone, era uno dei tanti ragazzi che la sera animano in San Sabba. Allora ho pensato, dove andrà a dormire questa sera la Catwoman? Ci ho fatto anche un pezzo di rivista studio considerando una giornata particolare di estate romana. Dove va? Allora mi sono fatto un po', visto un po' di pezzi, di articoli, visto un po' gli annunci. Anche questa è una mappa che racconta quanto è grande Roma, perché da San Sabba Catwoman potrebbe finire a Ponte di Nona, lassù è la Cassia, c'è un enclave di Pizio, di Arvizio Biroli, che uscì all'epoca del caso Marrazzo. Questa invece è la Casilina. Poi ci sono tutte le zone di mare, da Torvaglianica a Ostia a Fiumicino, e si potrebbe continuare a popolare questa roba qui, perché Catwoman la sera parte da San Sabba, ma poi con i clienti, poi quando tornerà a casa, e parte dal cuore di Roma, cioè dalla via che dà sulle terme di Caracalla, dove fanno l'opera, quindi anche in particolare quella sera c'era l'opera, e chissà dove andrà. Andrà sicuramente in zone che sono molto marginali, molto periferiche rispetto alla Roma, appunto, che ci vogliono raccontare anche nella carta del comune. E scherzando, l'ho messa invece sull'unica mappa autentica dell'ADAC della mobilità romana, che invece racconta che almeno insomma, ci sono dei confini molto più larghi dove si arriva. Tra l'altro, qui ribadisce che un pezzo di Roma è anche Ostia, mentre ci sono molti che non la considerano per altre ragioni, magari anche magari veramente per non essere grandi in questa città, magari non sanno che esiste anche Ostia. Poi vediamo se c'è un'altra mappa un po' divertente. Questa è una mappa di Ashley Mason, quei siti che hanno tirato su in cui le coppie si sono divertite e tradire. Sostanzialmente hanno fatto una mappa geolocalizzata di quelli che erano iscritti, la mappa delle infedeltà. Piccola epidemia quando leggo Aurelio in una mappa, capito? Oppure Appio Latino, che sono termini su Repubblica, adesso ormai c'è il grande cappellino a capo della cronaca, mio ex collega riformista, perché altrimenti queste cose non uscirebbero mai, insomma. Ci sono quartieri che non vanno veramente in cielo, mai nominati, anche se il caso del cielo è centrale. C'è anche un'altra mappa, questa diventa un po' di divertimento, insomma, vediamo un po'. Questa è la mappa del Rosico, adesso l'hanno ritirato fuori, ma il gioco di qualche anno fa. Ovviamente le divisioni sono un po' strane, perché il quartiere, il
Oviedo diventa una cosa smisurata, in realtà è un piccolo comune rispetto a Prensino. Però diciamo che per chi volesse regalare una Natale iniziano ad esserci insomma dei nomi che a volte non. Cioè il quadrato fino a pochi anni fa veramente era periferia dura e pura e non veniva considerato essere quasi chic. Però sono altri nomi laggiù, Farnesina, Vigna Clara, entità sconosciute, Aurelia, Prima Valle Boccea, questi sono piccoli segnali, perché appunto la Pisana, cioè sfido chiunque a sapere dove sta la Pisana, Casetta Mattei, perché poi dal balcone delle razze di alcuni giornali romani, che so, per loro non esiste Portuense, Marconi, per loro esiste solo Corviale, cioè dalla terrazza al centro storico a 20 km c'è Corviale, per quello che c'è in mezzo non si sa, l'importante è Corviale, il punto è che Corviale è integratissimo, il Corviale ha le case dopo, davanti, di fronte, intorno, open house, questa iniziativa bellissima che fanno da qualche anno degli architetti, dei ragazzi romani che aprono le case, gli studi privati di architettura e non solo, sono anni che in questa mappa di open house che mi sono dimenticato di inserire, ti dicono dove andare in questi tre giorni a visitare le case e mettono anche degli appartamenti che sono vicino al Corviale, comunque ti fanno capire che esiste anche tutta questa zona, non c'è soltanto il magnete di Corviale, come fosse una boa in mezzo al mare. Perché quello che vogliono raccontarci, a volte comunque certe cartine, vogliono raccontarci di meno, cioè mettono questi punti di riferimento periferici o ex periferici, ma come boa in mezzo al mare, tutto il campo che c'è intorno non ce lo vogliono raccontare. Invece una mappa dice sempre di più di quello che ci fa vedere, per esempio i castelli, che è il grande parente, vabbè qui in questo caso addirittura non sono i castelli, scusate, beh, addirittura la Tor Vergata, Morena Ciampino, che tornerà fra poco, perché qui c'è una delle porte di Roma, che è il Parco Ricchi, e fra poco ci arriverà. Tor Vergata ha fatto il Giubileo, questa è una delle mappe invece, diciamo una sottomappa del Comune di Roma, molto coraggiosa, nonostante sia trendy, e quindi trendy può permettersi qualsiasi cosa, perché la mappa è da settare, la trovate anche con un'applicazione scaricabile, qui abbiamo addirittura nomi, avete presente la scena di quelle stellari in cui lui dice io cerco più anche nomi, e quello che io comunque nomi non mi chiamavano così da millenni, no? E si ferma, qui c'è Tormarancia, già appunto un collega mi ha chiesto Tormarancia per assonanza potrebbe essere come Torpertesse, in realtà Torpertesse è effettivamente una, diciamo, neoperiferia, anche essa inglobata, ma la neoperiferia Tormarancia in realtà è appiccicata a San Paolo, quindi anche le assonanze a volte possono tradire. Torpenapoca, borghesiano, mica borghesiano si allena nazionale, ovviamente ci sono anche, c'è anche il Trullo, c'è la Magliana, si va su, si arriva fino persino a Ottavia, Ottavia veramente è periferia, diciamo, della parte più depressa romana, dico depressa senza sforte perché li conosco molto bene, in realtà è una zona dove non ci sono, non c'è un'università come la Sapienza o come Roma 3, c'è soltanto il punto del Gemelli, l'università del Sacro Cuore, non c'è la Movida, non ci sono locali di vizio eccetera, non c'è quel ricambio costante, invece c'è ormai, è una periferia un po' particolare, però una periferia molto animata, molto popolata, e poi ne arriviamo addirittura a Dolgiata, l'isola Farnese, questa che vorrebbe essere una mappa che strizza l'occhio alla gioventù, in realtà è una mappa che strizza l'occhio agli adulti che non sono rappresentati sulla mappa, la povera mappa che sto precipitando, del Comune di Roma, quindi questa è appunto una mappa per giovani, in realtà è una mappa per quei 2.800.000 romani che risiedono qua, di cui almeno la metà vive agganciata al Corvo, un po' prima e un po' dopo. Vediamo l'altra, questa è una delle mappe che è contenuta in questo libro, Roma 2025, questo è un workshop che finalmente l'ho stampato dalla Corte di Bet, e nominiamo anche chi l'ha fatto perché è meritevole, perché hanno deciso, Pippo Ciora del Maxi, Francesco Carofalo e Piero Stilo Rossi, hanno deciso di fare un workshop aperto all'università anche straniere e di mappare, questo sono 50 km, 50 km, 50 km, 50 km, ogni quadrato sono 10 km, mappare la Roma che sarà, mezza Bucarest, mezza Los Angeles, la Roma che sarà. Questo è un impianto che somiglia anche ai libri come Città di Quarzo su Los Angeles, c'è una Roma che è veramente esplosa e deve fare i conti con i castelli, con tutto il litorale, con tutte le zone, lì si arriva anche, non so, le zone di Sacrofano, Castelnuovo che sono andate sul
sui riflettori di alcuni reportage perché ci abitava Carminati, per dire, ma in realtà sono delle zone attaccate. E raccontano che cosa, visto quel discorso che facevo prima, che le mappe raccontano molto più di quello che ci fanno vedere a grandi linee. Raccontano che se si sposta il boccino di Roma dal centro, a questo benedetto centro con magnete inutile, perché sono 200.000 abitanti in centro, e basta, il centro non racconta le solitudini, anche se ci abitano in pochi, ma ci sono 30 milioni di turisti. Queste sono le solitudini, nelle solitudini è che la gente si organizza o trova posti che fanno da altri magneti, per cui sono sorti intorno a Roma o poco dentro il raccordo, o poco dentro fuori, dei punti che fanno da raccordo per quello che c'è fuori. Noi ragioniamo sempre che Roma deve entrare verso il centro. Quando io ero ragazzino aprirono questa benedetta metro a Piazza di Spagna e noi, Duatti, cioè noi tutti che non siamo del centro, boom, tutti a Via del Corso a fare lo struscio. Ebbene all'inizio io, perché i primi giorni la metro fu completamente collassata, non si poteva entrare. Però da Roma bisognerebbe uscire, non rientrare. Roma non sono, da cui bisognerebbe uscire per liberarsi anche da questo peso. E questa carta, che poi ovviamente nel libro è declinata benissimo, quindi ogni quadrante racconta tantissime cose, racconta che c'è una Roma che si sta organizzando comunque intorno, anche se questa è una mappa piana e si vede molto poco, c'è una Roma che sta organizzando intorno e ci sono le nuove porte di accesso alla città, sempre per quel ragionamento che gli americani sono portati via questo benedetto segnale di ingresso. Adesso li vediamo insieme. Allora, questa è il murales dell'elefante, un mammut, perché è stato scoperto un mammut a Re Bibbia, che ha fatto il grande zero calcare a Re Bibbia. Questo è un precedente illustre, che lo possiamo vedere all'altra slide. Questo segna un po' l'ingresso a Roma. Questo invece è il collega di Zero Calcare, solo che questo è vero, non è disegnato, ma un mammut che venne scoperto, no, fecero i fori imperiali. Come a dire che intanto come scavi a Roma trovi altre stratificazioni, quando la città non era neanche abitata dagli esseri umani, ma c'erano questi signori qui. E comunque, simbolicamente, il mammut si sposta, e già Re Bibbia è satura. Quando aprirono la metro fino a Battistini, ne fecero da Cipro fino a Battistina, no? Apertura. A tempo un anno la metro di presa a Battistina era già satura, cioè il quartiere primavale era già saturato quella metro, perché Roma vuole sempre di più. Quindi questo è un antecedente zero calcare, ma persino zero calcare arriva col fiato corto, non per colpa sua ovviamente, perché ripiglia quel punto lì, Roma va ancora più fuori. Ci sono altre porte d'ingresso oltre a Mammut di zero calcare, questa è una cosa che è scattato se ne fa. È una purgata Dubai, questa è la Tiburtina, poco fuori dall'accordo, questo è il Big Bang Café, prima era soltanto un bar, non c'era questa crocco, c'è da pochi mesi, perché le foto su Google Maps non lo ritraggono, questa è appunto la foto autentica, e la purgata Dubai, come ho raccontato tempo fa per rivista studio, una rivista milanese, è quella Roma che vive sulla Tiburtina la sera e vive purtroppo di slot machine, quindi diciamo possibilità di giocare H24 e dare via soldi e bruciarsi gli stipendi, forni e ristoranti e ristorazione H24, cioè una borgata Dubai si mangia sempre, sesso occasionale non per bisogni locali intorno di spogliarelli, più tutto il sesso ovviamente sussata della Tiburtina, e poi l'idea che comunque c'è in giro una popolazione notturna che da qualche parte deve mettere pianta stabile e non vuole arrivare fino a San Lorenzo, per dire, si vuole fermare prima, perché magari viene da fuori. E questo Big Bang Café è l'ultimo arrivato, prima c'è ancora, inaugurato poco tempo fa, un architetto italiano che è molto serio, non sono imparato, sono andato a trovarlo, lui progetta le nuove moschee a Centocelle, e però gli hanno chiesto di fare il Dubai Café. Dubai Café è poco prima di questo qui, poco fuori dal raccordo, è un enorme bar che anche lui ha il forno H24, quindi i corretti li fanno loro, non ci sono più gli sozzoni tra le bottine, non ci sono più i bar, una volta c'era, prima del cartello Tivoli è la seconda città dopo Roma nel Lazio, se non mi sbaglio, quindi è un appendice, però è un punto dove effettivamente Roma un po' finisce, perché c'è un confine, insomma, che inizia a Tivoli, non è una cosa sulla strada, non sai dove siamo. Prima del cartello Tivoli sulla Tiburtina, un chilometro dopo questo, c'era un bar di quelli aperti per la fame chimica, appunto dei clienti e dei prostituti, di quelli che
vanno nelle sale poker, di quelli che vanno nei localini d'intorno, nei locali anche da ballare, perché qua la notte Roma è una città dove puoi girare lungo e largo con la macchina, non c'è il traffico, non è desolata perché appunto se non aprirebbero questi, ma insomma puoi girare parecchio. E c'era un bar con questi due zuzzoni in coppia, marito e moglie, che davano questi cornetti, questi cappuccini, e avevano i neon gialli, ma un giallo venato un po' sporco, un po' rugginoso. Quindi atmosfera del suo bar, tutti i buzzi a farsi cornetti alle 4 del mattino, e avevano un'enorme boccia di vetro con l'acqua con i resti. Loro prendevano i resti, le mani ci mettevano dentro, e questi centesimi, insieme alle lire, perché era vecchia questa cosa, quindi durava da tanto, si erano fatti la ruggine, così si erano ossidati, quindi c'era questa lampada che emanava un colore verde, sporco. I riflettori erano ancora abbassati dentro questo bar, era ancora, non so, una Roma un po' pecoreccia. Hanno rifatto il bar, l'hanno tutto imbiancato, ovviamente non somiglia più a quel piccolo antro della Roma Codona, e hanno aperto invece questi, cioè quello era il dilettante amatoriale con questa boccia che dava questa luce un po' strana, hanno aperto questa roba qua, e il bypass addirittura ha un'enorme facciata che riproduce 150 volte la mappa di Dubai, che è una sorta di palma stilizzata, e ha delle enormi tende che secondo l'architetto devono guardare verso Roma Est per far capire che sulla cortina c'è un posto di un'oasi di pace, ci si può fermare. Ovviamente sono posti dove l'inaugurazione c'era il mitico Gabriel Chiacco o c'era Corona, che sono i posti, insomma, del regno di Roma e del grande Massimo Marino. C'è altri piccoli ingressi, noi c'è poi i romani. Allora, qui siamo a Viale George Kennedy a Ciampino, questo è l'ingresso del mitico qua la Cavicchi. Qua la Cavicchi fa nel weekend 5.000 persone che vanno a ballare a la Cavicchi, 5.000 romani, se mentalmente riprendiamo la mappa, quella del 2025, quella del raccordo, era per dire che Ciampino è sud, proprio l'estrema punta sud. Da dove vengono queste persone, questi 5.000 gabbini che vivono il fine settimana a fare salsa a merengue e vanno qua? Partono forse da Monti? No. Da Balduina? No. Anche se non è detto, perché comunque il giro del barrette romano e romane si organizzano molto bene. No, parte da una zona della città il cui centro è Palacavicchi, mentre Roma gli sta intorno, e certo è fuori d'accordo. E di questi centri a Roma ce ne sono tanti, un po' sparsi. Il Palacavicchi è una cosa fenomenale, aperta così, e considerato ovviamente una sorta di regno di Caraibi, della pistola, coltelli, cocaina, però insomma è il regno della movida ballereccia, salsa e merengue. La chicca, oltre che qua dentro ci sono termini veterani classici, ci sono anche le palme, che in realtà era il proprietario, che era un esercente ortofrutticolo, lui ha messo la pompa di benzina dentro il Palacavicchi, ma non è la pompa dell'Eni, dell'Aci, è la pompa sua, per cui dipendenti, cioè è come la pompa che sta a piazzale della radio a Viale Marconi, no? Quella aperta tutta la notte, che sembra una di quelle cose dove ci si appieverà nei film western che cambiano i cavalli. Questa è esattamente la stessa cosa, è un'antica posta che lui si è inventato nella modernità, ha fatto la pompa di benzina per i dipendenti, è una cosa pazzesca questa cosa qua. Questo è Ciampino. C'è un'altra cosa. Una delle ipotesi di dove va a dormire Catwoman, uno dei tanti punti dove inizia a gridare, dove finisce Roma, è Ostia. Quello è lo stabilimento Roma, siamo alla fine, quello è lo stabilimento Roma. Bellissimo, quasi felliniano. Questo è il pontile di Roma, di Ostia, scusate. Qui, il gelato da 2000 cose preso, l'amore tossico. È qui che si appoggia, ovviamente è rifatto questo, no? È rifatto perché quello è stato demolito dagli tedeschi, perché i tedeschi tenevano lo sbarco a Ostia agli americani e lo hanno fatto esplodere perché non volevano che desse il punto di riferimento, perché era molto grande. E lo stabilimento Roma, si trovano bellissime cartoline in rete, le foto ovviamente con le persone con gli strani lupini, con i costumi, era molto bello dentro. E questo è uno dei tanti momenti in cui è una delle massime estensioni di Roma. Tutta la Roma che abbiamo visto può dire che a un certo punto finisce lì. Non ho messo la foto del puntile come oggi, per dargli uno scatto in più, per far capire che
ritorniamo ai tedeschi, ritorniamo alla seconda guerra mondiale, ai confini che si spostano, cioè quello per loro era un confine per gli alleati che dovevano sbarcare, e loro lo tolgono e pensano che così tolgono un confine di Roma. E la foto, l'ultima con cui si chiude tutto questo, vietato pescare e tuffarsi sul pontile di Ostia, l'ultima cosa scritta in lembo romano è questa roba, che simbolicamente e con affetto prendo come la possibilità di essersi spinti fino alla fine di Roma e poter finalmente rimbalzare dietro, cioè quel non ritorno che vi raccontavo all'inizio, diciamo, della mia famiglia, una cosa irreversibile. Invece, riuscendo a raccontare Roma, ho scoperto che c'è un punto dove Roma finisce, sbatte e ritorna indietro. Probabilmente forse è uno di quei punti dove Catwoman o qualche cliente ritorna la sera, che rimbalza fino a lì. C'è un libro, uno dei tanti libri che ha fatto questo studioso, che mi piacerebbe un giorno conoscere, che si chiama Mario Maffi, un libro su New York, ne ha scritti tanti, e dice che c'è un punto a Manhattan dove, ovviamente è un punto dove l'isola si estende, guardi a destra, guardi a sinistra, vedi dove Manhattan finisce. Tu sei in centro, in mezzo a questa via, a destra e a sinistra capisci dove Manhattan finisce. E Manhattan è solo il polmone di una città enorme come New York, no? Che ha mille appendici. Però lui dice, quando si parla di città, non di centri di provincia, la città, la grande città, la folla, le palazzine, le cubature, appunto una città dove uno come me può dire che la sua famiglia calca questa città, questo suolo da 250 anni, che è buffo. Cioè, questa, quella città, anche Manhattan finisce, rincuora il fatto che finisca. Cioè, questa ossessione chiamata città da qualche parte finisce, ed è bello, ed è giusto, perché insomma la città è faticosa, appunto è una declinazione di esattezza esasperata, di monumentalità esasperata, ed è bello che finisca. E mi piace pensare, avere scoperto, che essendoci questa scritta, Roma rimbalza, e quindi Roma finisce, e in qualche modo almeno Roma la si può rendicontare, la si può raccontare, ed è qualcosa che torna indietro, insomma. Ed è questa una cosa che mi crea un po' sollievo. Insomma, Roma ha un inizio, ha anche una fine, e questa mi sembra una cosa giusta, che mi placa un po' il cuore nel racconto di questa mappa. Ho finito. Diciamo che la serie di mappe e cartine potrà essere più ufficiale, ci sono cartine anche più, andando un po' a scanagliare, più, cioè si sarebbe potuto mettere la mappa degli sventramenti del Duce, invece quella è bella perché fa vedere prima di certi sventramenti com'era la mappa di Roma, e quella frase veramente aristocratica, snob, di intorni di Roma, cioè che potenzialmente non vede Roma, no? Quindi è una frase molto conservatrice, insomma, piena di queste spinte di andare fuori e tornare. Beh, questa cosa dei confini che si muovono, io ripensavo, forse ce l'avevamo detto l'altra volta durante il discorso, che prima il Paide, per esempio, era uno, certo, di questi confini, no? Il Paide era anche una collega che era nel centro, appunto, Roma Nord, era il centro di un quartiere quasi, appunto, Parioli, il quartiere Coppedè, ed era poi un confine della trasgressione quando era stata aperta. La gente si muoveva da fuori Roma o dalle altre zone di Roma per arrivare. Cioè, il giornalista Rai, si chiama, quello cresciuto con Arbore, che veste un po' come D'Agostino, però più sgargiante, come si chiama? Dario Salvatore, mi sembra. Sì. Che ha fatto negli anni 70 una guida alternativa a Roma della Sudarco, bellissima, perché è una guida senza censure, quindi parlano di sesso, di dove si trova sesso, di dove si trovano droghe, facciano anche i quartieri, oggi definiti come quartieri bene, invece come quartieri pesantemente, delle case vanno nascoste, la versione di Balduina dice che sono quartieri duri e puri da quel punto di vista. E lui dice che il Piper è
la porta di accesso a Roma, dell'intrattenimento a Roma, negli anni che si crea il Piper, è la porta di accesso alla Roma che lui chiama medievale, perché in effetti non c'erano soltanto le ballerie dancing a Roma, erano fuori. Mo racconto questo fuori busta a breve. La scena della dolce vita famosa in cui si tuffa nella fontana, piano piano, lui dice stiamo sbagliando tutto. Come nasce? Nasce perché un paparazzo, un nome impronunciabile perché è uno straveneto, porta l'anno prima la Ekberg a ballare, ma a Roma non c'è niente da ballare, perché non c'è manco il Piper, non c'è nulla. Devono andare a ballare ai densi, nelle balere dei castelli. La matta, la Ekberg, balla da selvaggia com'è, scalza, non è un parquet, è un pavimento di legno, e lei si fa male il piede, si taglia. Tornano a casa e lei si accorge che sanguina, dopodiché non hanno nessuna ZDL, non viene fre- ah, tra l'altro ecco, manca la mappa della ZDL, vabbè, fa niente. Quella è la vera mappa dell'accesso, cioè è una mappa che racconta lo smog, ma in realtà la che polmoni, perché veramente c'è tutta Roma. La mappa della ZDL e tutti gli accessi racconta il mito degli accessi dei tedeschi, degli americani, adesso anche il nostro. Insomma, Ekberg sta sul coupé di questo famoso fotografo Dolce Vita, in realtà è un nome immaginario, non è Secchiarolio, Gervetti o altri, però comunque è un nome all'epoca. Non c'è ZDL, quindi lui, anche per tentare il rimorchio finale, perché dice, lui non reso conto, dice che non aveva guagliato con Ekberg, e si ferma a Fontana di Trevi. Intanto non c'è nessuno, perché all'epoca Fontana di Trevi non è ritenuto un bene come oggi da preservare. E lei, matta, va a bagnarsi il piede. E lui, che non ha l'animo dei mastroniani di Fellini, quindi non sta lì in estasi, critica, abbiamo sbagliato tutto, lui prende la macchina fotografica e fa le foto. Fa le foto a questa matta che si va a sciacquare i piedi e poi si tuffa. Poi se la riprende e se la porta, non so, non bene, per caso cosa è successo, ma lui dice che quella sera non è successo nulla. Queste foto finiscono sul Tempo, che era una rivista dell'epoca. Fellini le vede, le strappa, se le mette al muro e dice voglio lei. Non so, credo che sia accaduto 6-8 mesi dopo, prendono la Ekberg e rifanno la stessa scena. Solo che anziché essere il fotografo che ha il lampo anche delle porte e dice questo è un pezzo, me lo vendo, mette Mastroianni che dice no, qui stanno sbagliando tutto, ha ragione l'americana selvaggia, io invece sono alla fine un provinciale romano, vivo di piccolo cabotaggio, invece lei si tuffa nella maestà, anche da punta a punta ha prodotto legge. Questo era per dire che anche parlando almeno questo mito del Piper non ne possiamo più, anche perché per alcuni è diventato un tesoretto della memoria, per cui alcuni vanno più sul Piper perché è solo loro la memoria del Piper, no? Santi ci abbiamo suonato anche in Vana, in Floyd, eccetera. Invece il Piper raccontava Salvatore all'epoca era considerato veramente il punto di accesso, cioè il punto di accesso di una Roma considerata medievale, perché appunto si doveva andare a ballare con la Ekberg negli anni. Fine anni 50, se andava a ballare fuori. Adesso il Piper è una mappa, l'abbiamo visto prima nel quadrato semantico, è uno dei puntini, adesso è diventato tipo l'Odilone, cioè ci piccano dentro tutto, cioè, ho visto il signor Califano al Piper, però è un puntino sulla mappa. All'epoca era una boa che faceva rumore e annunciava a chi entrava nel porto di Roma, ai più floridi, che ci esisteva questa roba qua. Quello è ecco, un altro dei punti che una volta è stato confine, adesso non è più. Campo, a space to debate, study and celebrate architecture.